diventato un neologismo, lui si definiva genovese sardo, genovardo, perché era effettivamente tutte e due le cose, nel senso che aveva la radice Genova, Genova lui l'amava tantissimo, e amava soprattutto questi vicoli. E c'è stato un periodo in cui io pensavo di venire qua a lavorare, lui diceva vai tranquillo, quando si diceva ma i vicoli, diceva guarda, nei vicoli io non ho mai visto una goccia di sangue in tutta la mia vita, quando era giovane, e lui amava moltissimo questo Genova, però si sentiva realizzato in Sardegna, perché la terra, perché lui aveva con la natura un rapporto incredibile. Io credo che lui era sicuramente una sorta di panteista, perché lui era ateo, ma vedeva un'anima in ogni cosa. E vedeva un'anima anche in quel faro che ho visto lassù, perché nella Torre delle Nuvole lui volle proprio quei fari fatti a mano. Lui vedeva un'anima quindi in ogni cosa. La terra era l'anarchia, era la libertà assoluta. Lui lì si rigenerava. Gli ultimi dischi sono nati tutti in Sardegna. Nuvole, Anime Salve, ma anche Creusa. Perché era lui lì si trovava, il rapporto con la natura era fondamentale. Si rigenerava. La Sardegna gli ha dato questa grande libertà di scrittura. Lui ha scritto quando voleva scrivere, perché gli ultimi tre dischi sono usciti nell'arco di 18 anni, quindi a distanza 6 anni l'uno dall'altro. In questi 6 anni lui qualcos'altro lo faceva, e faceva appunto l'agricoltore, faceva mille cose, studiava le stelle, poi si occupava di antiquariato, aveva, e ogni cosa che faceva la faceva bene, perché questa era una cosa importantissima. Ritornando anche al palcoscenico, mi viene in mente che i musicisti ogni tanto, adesso non so, Max deve essere andato via, ma se no li potremmo chiedere conferma. I musicisti ogni tanto fanno i furbi, perché se suonano a Milano, dove c'è tutta la stampa, suonano al massimo. Se suonano in un paesino del Lazio, fanno così così. E lui lì invece bastonava tutte le sere una sezione, cioè stasera prendo di mira la sezione ritmica, domani i fiati, perché voleva che si suonasse a Milano come nel paesino del Lazio. Grande rispetto quindi per la